L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Maledetti politici, un attimo ed è tutto distrutto. Alla luce di questi accadimenti le riflessioni sono molteplici. Calamità naturali, crisi che ancora non vedono risoluzione, carceri intasati e cittadini esausti. Come pensa che si possa raggiungere quella luce che in fondo al tunnel molti economisti europei continuano a presagire? Grazie. Sono convinto che in questo momento ogni tentativo di fare demagogia da parte dei politici sia importante evitarlo, per non creare false speranze ai cittadini. Bisogna che sia i cittadini che i rappresentanti dei cittadini si assumano delle responsabilità. I primi nel continuare a sperare nella ripresa e i secondi a prendersi responsabilità nei confronti delle riforme che sono indispensabili per il miglioramento dello Stato italiano e del sistema italiano. Mi scusi, una domanda adesso sorge quasi spontanea. Cosa intende per economia reale? L'economia reale è quel circuito reale che vede protagonisti i cittadini, le banche e le industrie, dove i cittadini con il loro salario soddisfano le domande delle industrie e nello stesso tempo con il loro risparmio riescono ad incrementare le banche che possono poi fornire il credito alle industrie che si vogliono avvicinare per la loro mancanza di liquidità. Ora sorge un'altra domanda spontanea, ma i lavoratori hanno una miriade di tasse da pagare, molti non arrivano a fine mese, le banche sono quasi tutte in carenza di liquidità. Come pensa di risolvere questo problema? La ringrazio per questa domanda. La necessità sta negli interventi. Lo Stato deve intervenire con investimenti anche nelle carceri, dove si possono creare i presupposti per creare scuole, avviamento al lavoro e soddisfare e creare delle squadrette atte a sostenere quegli interventi per i beni collettivi che tanto sono indispensabili in questo momento alla luce degli accadimenti, la pulizia degli argini, gli interventi sulle fogne, gli interventi stradali, sull'illuminazione. Tutto questo comporterebbe la possibilità da parte dello Stato di usufruire di una manodopera a basso costo. L'aggio, il risultato, porterebbe alla creazione di un tesoretto che potrebbe essere utilizzato per compensare la riduzione dell'aliquota IRPEF a favore dei redditi più bassi. In questo penso che sia una delle maggiori e interessanti posizioni che lo Stato può assumere nei confronti sia del cittadino, sia del carcerato e sia di tutti coloro che hanno bisogno di un movimento per risolvere la crisi. Chiusura, forza, basta con le barzellette. Sono in cielo. Bravo, se fossi un politico te voterei. Grazie.